staccata perfetta la devi preparare. La devi preparare almeno 2-3 curve prima, ma devi essere consapevole di che quando vai a staccare all'ultima curva ce la devi fare. È una storia molto difficile perché arrivi col cuore a mille. L'ultimo giro è il più brutto che c'è. Arrivare dove non pensi di frenare, ma oltre. Ovviamente sempre col cervello acceso, perché se sbagli è chiaro che un tuo compagno o tu finisci per terra, e forse non solo. Staccare un metro dopo, incrociando le dita, tutte le dita che hai, sperando di rimanere in piedi e davanti. L'ultimo giro dell'ultima curva, sarebbe ideale essere davanti. Cerco di stargli in scia e provo il tutto per tutto. L'ultima curva io ci provo. L'ultima staccata in genere te la prepari qualche turno prima, perché comunque studi gli avversari, vedi dove sono più deboli e più forti di te. Se tu capisci quale curva lui è un pelo più lento di te, a quel punto all'ultimo giro, se ovviamente sei nel gruppo di testa, prendi tutta la scia che puoi prendere del suo mezzo, comprese anche le manopole, e ti infili nel quel microscopico corridoio che trovi nella curva. Dovresti riuscire a fare la curva dopo, quella è fondamentale. Poi deve essere naturalmente interna, esterna può anche darsi, ma molto più difficile. La staccata la facciamo tutta interna alla corda, gli altri se vogliono passare passano fuori, fanno più strada. Quando vai a staccare devi stare più stretto possibile in modo da dar subito gas, e se è l'ultima curva dell'ultimo giro devi sperare che poi la linea del traguardo non sia lontana ma si avvicina all'ultima curva, ecco. Se c'è lo spazio entri, se non c'è lo spazio bisogna che ti accontenti, però il più delle volte bisogna che entri. Arrivi in staccata, cerchi di usare il meno possibile i freni, e anche se vai largo però provi a buttarti davanti, perché se tu poi riesci a uscire davanti è difficile che l'altro riesce di nuovo a ripassarti. L'importante è uscire davanti dopo la staccata, però non è facile. Bisogna cercare di farla verso le ultime curve del circuito per non farsi poi ripassare dall'avversario. Chiudi gli occhi e spero che tutto vada bene. Devi affrontarlo con gli occhi chiusi, secondo me.